Non ci siamo, non ci siamo. Nuova deludente prestazione dell'Inter che scende in campo a Verona dopo la sconfitta contro il Bologna e rimedia un pareggio che non può assolutamente lasciarci soddisfatti. L'Inter gioca un pessimo primo tempo, va sotto con il Verona, può prendere anche più di un gol. E riesce a rimettere in piedi in qualche modo la partita nel secondo tempo grazie a un super Lukaku e gol di Candreva, secondo suo autogol, e poi si spegne la luce. Antonio Conte decide di cambiare Lukaku che probabilmente fisicamente non ce la faceva più. L'Inter perde la bussola e viene raggiunta nel finale pareggiando una partita che francamente doveva riuscire in qualche maniera a portare a casa. L'Inter ha perso 20 punti in questo campionato da situazioni di vantaggio e questa cosa è inammissibile per una squadra che ambisce a dar fastidio a chi c'è in testa alla classifica. La situazione non è buona e la sensazione è che ci sia qualcosa che non funziona tra tecnico, proprietà e anche spogliatoio. La squadra non ha risposto. Dopo le polemiche post sconfitta con il Bologna, francamente le cose non vanno bene. Ci si aspettava qualcosa di più nel processo di crescita di questa squadra che invece è clamorosamente rallentato. Vedremo cosa accadrà prossimamente nelle prossime partite, ma ripeto, la sensazione è quella che ci sia qualcosa che non funziona tra tecnico, spogliatoio e situazione generale. Una brutta Inter, ci si aspettava qualcosa di più, ci si aspettava una crescita in questa che è la fase cruciale della stagione, e invece abbiamo visto brutti peggioramenti. Davvero non ce lo aspettavamo.